Allora, salve a tutti, siamo qui per questa nuovo tutorial sugli elenchi aggiuntivi. Io ho cercato di rendere più chiaro possibile questo inserimento, cominciando a predisporre innanzitutto un PowerPoint dove chiariamo un po' la procedura a chi interessa e tutta la tempistica. Come vedete, questa procedura, quindi gli elenchi aggiuntivi di prima fascia, che sono quegli elenchi che si inseriscono tra la prima fascia e la seconda fascia, quindi riguarderà tutti quei docenti che potranno essere convocati prima dei docenti di seconda fascia, quindi dei docenti non abilitati. Dopo quelli già abilitati che hanno già inserito a maggio del 2022 la loro abilitazione, ma prima di quei docenti che sono in seconda fascia e che quindi non sono in possesso di abilitazione. La domanda si potrà presentare da oggi, quindi dal 12 aprile dalle ore 9 è possibile presentare, del 27 aprile. Attenzione alle ore 14 e non a mezzanotte, come in genere avviene. Naturalmente vi consiglio sempre di non ridurvi all'ultimo momento. Chi presenta la domanda? Presentano la domanda tutti quelli che hanno acquisito un'abilitazione. Qui con me ho presente una docente, una futura docente che aveva messo in soffitta la sua abilitazione conseguita con addirittura un concorso nel lontano 2000 e che adesso si è ricordata di spolverarla e quindi sono riuscita a trovarla per farvi vedere un nuovo inserimento. Oppure possono inserirsi tutti quei docenti che attualmente non hanno ancora un titolo di abilitazione, ma non hanno ancora una specializzazione sul sostegno, ma l'acquisiranno entro il 30 giugno. In questo caso verranno inseriti con riserva e questa riserva si scioglierà nel momento in cui la conseguiranno in maniera positiva e dovranno dichiararlo, confermarlo sempre attraverso istanze online entro il 4 luglio, ma sicuramente ne parleremo in seguito. Quali docenti si possono inserire? Quindi, come dicevo, tutti i docenti abilitati con concorso ordinario, secondaria non ancora inseriti in prima fascia GPS, per esempio, come il caso della docente che ho qui con me, tutti quelli che si sono laureati in scienza della formazione primaria o che si laureeranno entro il 30 giugno, tutti quelli che hanno sempre in soffitta un vecchio diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, perché vi ricordo che questo è questo titolo, diploma magistrale, è fino al 2001-2002 considerato abilitante. Tutti quelli che sono abilitati all'estero, anche se in questo momento il sistema dà la possibilità, non so se l'hanno modificato nel frattempo, stamattina che ho fatto un po' così una spolverata del sistema, ho notato alcuni bug, tra cui quello di non dare la possibilità ai docenti che hanno acquisito l'abilitazione all'estero in attesa di riconoscimento di potersi inserire, e pure tutti quelli che si stanno specializzando sul sostegno TFA settimo ciclo. Quando si scioglierà la riserva, come vi dicevo prima, sempre attraverso istanze online, entro il 4 luglio, sempre attraverso la procedura di istanze online. Lo dico perché è capitato in passato che qualche docente abbia inviato la comunicazione agli uffici scolastici provinciali, intasando un po' la PEC degli uffici scolastici e non ottenendo poi quello che volevano, quindi sciogliere questa riserva. Elenchi aggiuntivi, quali casi possiamo avere? Possiamo trovarci davanti a docenti già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso, posti per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno. Quindi docenti che già sono inseriti per la stessa disciplina in seconda fascia, nel frattempo hanno fatto il concorso e si sono abilitati e quindi possono inserirsi cambiando dalla seconda alla prima fascia negli elenchi sempre aggiuntivi. Ricordiamo, non si va in prima fascia, ma negli elenchi aggiuntivi della prima fascia, quindi come se fosse una coda della prima fascia.
Secondo caso, aspirante non inserito nella GPS di seconda fascia per le classi di concorso, posti per le quali dichiara il possesso di titolo di abilitazione o titolo di specializzazione su sostegno, ma collocato in un'altra GPS, e in questo caso il docente potrà inserire anche 20 istituzioni scolastiche per inserirsi negli elenchi aggiuntivi e nelle relative graduatorie di istituto di seconda fascia nella stessa provincia per la quale ha presentato la domanda. Se io sono già inserito in GPS per altre classi di concorso nella provincia di Milano, anche l'elenco aggiuntivo dovrò inserirlo nella provincia di Milano. Cosa diversa è per tutti quelli che non sono inseriti in alcuna GPS, quindi non hanno nessuna GPS in essere in questo momento, sceglieranno la provincia, quindi la collega in questo caso potrebbe scegliere una provincia qualsiasi e naturalmente inserire poi 20 istituzioni scolastiche nella provincia in cui andava a collocarsi. Come funziona per i titoli esteri? Dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo nel caso in cui sia stato già riconosciuto e per coloro che invece che sono in attesa del riconoscimento dal Ministero dovranno inserire, avrebbero dovuto, perché in questo momento fino a un'oretta fa non dava la possibilità di inserire gli estremi per i quali si richiedeva il riconoscimento del titolo conseguito all'estero. E come vi dicevo, quando valgono? Valgono solo per l'anno scolastico 23-24, perché vi ricordo che nel prossimo anno scolastico sarà possibile, bisognerà rinnovare ex novo la graduatoria, quindi inserendo tutti i nuovi titoli, tutti i titoli sia culturali che di servizio che si sono conseguiti dopo il 31 maggio del 2022, data che ha visto la chiusura delle GPS per quanto riguarda l'ordinanza ministeriale 112. Quindi queste fasce, questi elenchi aggiuntivi vanno a collocarsi tra la prima e la seconda fascia. È importante specificare questo. Come si entra in istanze online? Non si può entrare più semplicemente con la password, con il nome utente e la password, ma occorre avere uno SPID o possedere una carta d'identità elettronica, quindi il CIE. Qual è la finestra che andremo a cercare? È questa la finestra. Elenchi aggiuntivi, graduatoria provinciale di supplenza, personale docente ed educativo. Naturalmente andare alla compilazione. Quali situazioni ci potremmo trovare davanti? Ci potremmo trovare davanti a una situazione del genere, quindi un docente che è già inserito in alcune graduatorie, come in questo caso, e un docente che invece non è inserito e che quindi si troverà una pagina vuota che andrà a riempire. Andiamo alla domanda vera e propria. Eccole qua. Come vedete, la collega che abbiamo qui davanti a me ha zero graduatorie, quindi è una docente che non si è inserita in GPS. Ha scelto già una provincia, nello specifico la provincia di Napoli, e dovrà inserirsi nelle graduatorie. Quindi io che faccio? Clicco Aggiungi graduatoria. Come vedete, mi si apre una tendina. Naturalmente la tendina fa riferimento ad alcune tab. Tab 1, tab 3, tab 5, tab 7, tab 9. Mancano le tab 2, mancano le tab 4, manca la tab 6, manca la tab 8, perché quelle sono riferite alle graduatorie di seconda fascia. Vi ricordo che qui è possibile inserirsi solo negli elenchi aggiuntivi di prima fascia, quindi tutti coloro che hanno conseguito o conseguiranno un'abilitazione o un titolo di specializzazione su sostegno. Nel caso della docente, vado a flaggare su tab 3. Perché? Perché la docente ha conseguito, ha superato un concorso ordinario nel 2000 per la disciplina di lingua inglese. Quindi vado sia per la scuola secondaria di secondo grado, sia per la scuola secondaria di primo grado. Quindi cosa vado a flaggare? C'è una lunga carrellata di possibilità. Nel caso della docente che ha superato un concorso ordinario antecedente al 2012. Quindi clicco qui. Come vedete, naturalmente, se clicco le altre voci mi si deseleziona quella che ho selezionato precedentemente e mi si apre una tendina. Mi chiede:
attraverso quale procedura ti sei abilitato, naturalmente io inserirò nel suo caso concorso ordinario di DGG del 31/3/1999. Naturalmente ho chiesto alla collega di portarmi tutta la documentazione riferita al suo concorso e l'ha conseguito nel giugno 10 giugno del 2000, 12. 2012, no, 2000. 12 giugno. 12 giugno, scusatemi, 12 giugno del 2000, presso l'ufficio scolastico di Salerno. Con quale votazione? Abbiamo detto con 77 su 100. Qualora la docente non ricordasse la valutazione o comunque non fosse reperibile, avrebbe avuto la possibilità di fleggare su questo quadratino e il sistema gli avrebbe dato 8 punti di default. Il sistema gli dà anche la possibilità di fleggare ulteriori dettagli rispetto al titolo di accesso, che riguardano il SIS, che riguardano percorsi a numero programmato, che riguardano l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi o attraverso abilitazioni speciali. Nel suo caso, nessuna delle voci precedenti. Inserisci. Come vedete, il sistema mi ha dato la possibilità di inserirsi per AB 24, ma la collega, oltre che per AB 24, ha conseguito l'abilitazione anche per AB 25, quindi anche per l'inglese nella scuola secondaria di primo grado, la vecchia scuola media. Quindi andrò a inserire tutti i dati che riguardano la sua procedura. E il sistema in questo momento mi andrà a inserire le due graduatorie. Tra l'altro, la collega mi riferisce che è anche un diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002. Quindi, che cosa farò? Andrò a inserirmi, oltre che nella tab 3, che riguarda invece la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche nella graduatoria per l'infanzia e primaria, che fa riferimento alla tab 1. Naturalmente, la tab 1 abbiamo due possibilità, infanzia e primaria. Se io avessi un diploma di scuola magistrale, potrei accedere soltanto all'infanzia. Nel caso di un diploma magistrale, io posso inserirmi sia nell'infanzia che nella primaria. Quindi cominciamo con la primaria. Il sistema mi dà varie opzioni, mi dà l'opzione di aver conseguito una laurea in scienze della formazione primaria quinquennale e non è il caso della docente, oppure una laurea in formazione prima, di scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale, oppure titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 21. 2001-2002, ai termini del corso di quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 97-98, aventi valore di abilitazione, ivi incluso il diploma di specializzazione in indirizzo linguistico, diploma di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati. È il caso della collega. Se invece fossi una docente che sta acquisendo la laurea in scienze della formazione primaria, io dovrei fleggare qui, quindi dichiarazione di conseguimento abilitazione dopo il termine della presentazione domanda, ma entro il 30 giugno, e poi dovrei fleggare anche questa voce, dove mi viene richiesto di dichiarare che mi impegno a comunicare l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione entro il termine del 4 luglio 2023 tramite istanza online al competente ufficio provinciale al fine dello scioglimento della riserva. Quindi se io questo titolo di abilitazione attualmente non ce l'ho, ma lo sto acquisendo, io dovrò andare a fleggare quest'ultima voce e fare questa dichiarazione nella quale mi impegno a comunicare lo scioglimento della mia riserva. Ma non è il caso della collega. La collega abbiamo detto che ha un diploma
Magistrale. Anche in questo caso mi viene chiesto il punteggio con il quale è stato acquisito questo diploma. Quindi, come l'ho conseguito? L'ho conseguito con un diploma di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati. Flaggo qua e inserisco. Ho dimenticato qualcosa? Ah, non ho messo la data del conseguimento. 12 luglio 1998, istituto Fonseca di Napoli. Ok, non avevo messo questi dati e come vedete l'operazione è stata eseguita. Ora, come vedete, la collega si troverà inserita in ben tre graduatorie. Possiamo aggiungere anche la quarta, perché con il diploma magistrale lei può accedere anche all'infanzia. Quindi anche in questo caso inserisco il diploma, inserisco quando l'ho acquisito, 1980. 98. 1998, istituto magistrale, abbiamo detto 36, 60, inserisci. Ecco qui, la collega si trova in ben quattro graduatorie, naturalmente negli elenchi aggiuntivi. Ora, che succede? Che la collega, non avendo mai inserito i titoli conseguiti nelle graduatorie, non ha titoli da importare, quindi è tutto ex novo che bisogna inserire. Quindi lei dovrà dichiarare ex novo tutti i titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso. Quindi vado in questa voce, accedo e come vedete ci sono tutti i titoli che è possibile inserire, è possibile farsi valutare. Va ricordato che tutti i titoli, sia culturali che di servizio, devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2022. Se ne sono stati acquisiti successivamente al 31 maggio 2022, non possono essere inseriti in questa procedura, con questa finestra, ma potranno essere inseriti nel 2023, quando riapriremo le procedure per le prossime GPS. La prima cosa che mi viene in mente che la collega può inserire è sicuramente la laurea, perché la collega ha una laurea che le ha permesso di inserirsi. Attenzione, la laurea le permette di avere una votazione, una valutazione in più per le TAB di scuola infanzia e di scuola primaria, perché naturalmente sono quelle che le servono come ulteriore valutazione rispetto al titolo di accesso. Quindi che cosa inserirà? Inserirà laurea vecchio ordinamento, che laurea ha conseguito Lingua e letteratura straniera. in lingua e letteratura straniera. Che data del conseguimento? 98, ottobre 98, 23 ottobre 98. 23-10-1998, presso quale università? Istituto Sorrisola Belle Case. Università Sor Orsola Benincasa di Napoli e inserisci. Come vedete, il sistema riconosce un titolo che abbiamo inserito esattamente nella tab 1B3. Questo titolo l'ha inserito per l'infanzia e la primaria. Fate attenzione alle tab. Perché? Perché, come vedete, la collega ha diverse tab, perché adesso c'è la tab 1 che è riferita all'infanzia e alla primaria, ma c'è anche la tab 3 che è riferita alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Quindi, nel caso lei avesse, che vi voglio dire, un diploma ISEF, oltre alla laurea che le ha permesso di superare il concorso, lei potrebbe inserirlo come ulteriore titolo, sia nella tab 1 che nella tab 3. Così come, se la collega avesse un titolo
di informatica. Come se avesse un titolo di informatica, eccolo qua, tab 1 B24, dovrebbe inserirlo sia nella tab 1 B24, ma anche nella tab 3, che è invece nella tab 3, aspettate che ve lo cerco, è nella tab 3 B17, quindi va inserito due volte ex novo. Ricordo perché in questa situazione la collega non si era mai inserita in GPS. Quindi adesso deve fare mente locale di tutti i titoli che ha perché vanno inseriti in questa sezione. La collega poi titoli per l'insegnamento della lingua inglese, siccome è inserita anche nella scuola primaria, lei deve inserirsi, eventualmente ha superato anche la prova di lingua inglese quando ha fatto il concorso? Se sì, deve inserirlo con questa dicitura, o altrimenti se ha acquisito una vecchia ordinamento costituente titolo di accesso per l'A24 e per l'A25, quindi lei ce l'ha, titolo di studio, AB24, laurea in lingua e letteratura straniera, eccola qui, AB25. Quando è stata riconosciuta? Abbiamo detto quando ha conseguito? 93 Nel 98, ottobre ottobre 1998. 23-10-1998, sempre Unisob. Ok, inserisci. Quindi la collega ha inserito anche il titolo della lingua inglese per la scuola primaria, perché lei era presente. L'abbiamo inserita anche nella scuola primaria. Se avesse chiesto di compilare questa parte se no, e non aveva l'inserimento anche nella tab della scuola primaria, il sistema le avrebbe dato un errore e avrebbe detto tu non ti puoi inserire perché non sei inserita nella scuola primaria. Titoli di servizio. La collega non ha mai lavorato e quindi non ha nessun titolo di servizio, ma se avesse un titolo di servizio da aggiungere, il sistema, come vedete, non riporta nulla, poteva aggiungerlo. Seleziona un insegnamento. Voi potete decidere in quale graduatoria volete farvi valere questo titolo per la scuola primaria, per la lingua e la cultura straniera, per la scuola dell'infanzia e per la B25. Qui nasce sempre la questione servizio specifico e servizio aspecifico. Vi ricordo che il servizio specifico vale per intero, quindi un anno 12 punti, l'aspecifico vale la metà. In che anno scolastico l'ha prestato questo servizio? Servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi europei. Non mettete sì se questo servizio l'avete prestato in Italia, perché in questo caso se si inserisce sì, solo se l'avete inserito, se l'avete svolto al di fuori dell'Italia. E vedo che l'amministrazione ha recepito la nostra osservazione, infatti tra parentesi vi ha scritto indicare sì solo se il servizio è stato prestato al di fuori dell'Italia. Insegnamento su cui è stato prestato il servizio, in questo caso io posso inserire. Diciamo che me la voglio far valere su AB25, la lingua inglese. Dove l'ho prestato questo servizio? L'anno scolastico 2021. L'ho prestato su infanzia, quindi vado a cercare AAA nel questo caso, quindi è un servizio aspecifico. Vado a mettere la tipologia di servizio, se l'ho prestato nelle istituzioni specifiche del Sistema Nazionale di Istruzione, nell'ambito del percorso di diritto dovere. Come vedete, c'è una lunga tendina da cui poter andare a cliccare in base a quelli che sono i servizi che si sono svolti. Immaginiamo che sia questo. Posso aver svolto questo servizio anche su sostegno, quindi annualità di insegnamento sul posto di sostegno nel relativo grado maturato entro l'anno scolastico 21-22, qui vado a inserire i periodi da al, il sistema in automatico mi inserisce i giorni che io ho prestato. Mettiamo il caso che io abbia prestato servizio dal 20-10-2020 al 10 gennaio 2021
Il sistema mi comunica che ho un servizio valutabile di 83 giorni. Anche in questo caso posso inserire solo i servizi entro il 31 maggio. Se questo servizio l'ho prestato interrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, sapete che a prescindere dai 180 giorni mi vale per intero. Qui andrò a inserire la scuola dove ho prestato il servizio, l'indirizzo è facoltativo, la provincia dove l'ho prestato va inserita, in questo caso mettiamo Napoli, stiamo facendo un esempio perché la collega non ha mai prestato servizio. Speriamo che lo possa prestare quanto prima. Come vedete, il sistema vi dà la possibilità di verificare quello che avete inserito. Quindi, importato da fascicolo X non era presente nel precedente biennio. Quali sono le azioni disponibili? Posso modificarlo, posso visualizzarlo, posso eliminarlo. Nel caso della signora, io lo elimino perché la signora non ha mai prestato servizio. Vi ho soltanto fatto vedere in che modo poterlo inserire. Titoli di riserva. Chi inserisce il titolo di riserva? Tutti quelli che hanno una riserva che è diversa dalla riserva con la quale mi inserisco perché non ho ancora acquisito il titolo di abilitazione o di specializzazione di sostegno. Parliamo delle riserve che riguardano i superstiti di vittime degli invalidi, invalidi civili a guerra, invalidi di guerra, oppure orfani e profughi vedovi di guerra, invalido civile. Come vedete, se flaggo qui, devo inserire l'ente che mi ha riconosciuto l'invalidità, la data e il numero dell'atto, nonché l'iscrizione nei centri dell'impiego. E quindi questo servirà sempre negli elenchi aggiuntivi, in questo caso, perché la collega non ha altri GPS. Se io mi ritrovo che già ero inserita in una vecchia graduatoria, mi troverò qui il titolo di riserva già inserito e automaticamente il sistema me lo importerà anche negli elenchi aggiuntivi. Titoli di preferenza. La collega invece ha dei titoli di preferenza perché ha due figli e quindi andiamo a inserire il titolo di preferenza. Ecco qui, coniugato o non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico e quindi inserisce due. Se il docente era già inserito nella graduatoria, aveva già spulciato questo titolo di preferenza, se lo ritrova automaticamente anche negli elenchi aggiuntivi. Altre dichiarazioni inserisci sono delle dichiarazioni obbligatorie, tant'è vero che sono con l'asterisco. Quindi dichiaro di essere cittadina italiana, di avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67, di godere dei diritti civili e politici, di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato dispensato, di non essere stato licenziato, di non essere stato dichiarato decaduto, di non essere temporaneamente inabilitato, di non essere dipendente dallo Stato e di enti pubblici, di non trovarsi nelle condizioni ostative. Dichiarazione relativa a sanzioni disciplinari dell'esclusione temporanea dell'insegnamento non sono soggetta a sanzioni disciplinare. Sono consapevole di essere immesso nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti. E altri dichiarano di essere fisicamente idoneo, di non aver riportato condanne penali oppure di averle riportate e vi chiede comunque di poter inserire una nota. E poi ci sono queste altre di non essere dispensato. Insomma, il sistema vi dà tutte queste situazioni, più il consenso della privacy. Se avete dimenticato qualcosa, come vedete, il sistema vi dà un bug di errore dove vi dice: guarda, non hai inserito tutte le dichiarazioni necessarie, e quindi vi chiede di poterle inserire. Quindi di non essere. Ancora ho dimenticato di inserire qualche cosa. Ancora ci manca qualcosa.
Troppo, sono troppe cose. Ecco qua, di non avere precedenti venali. Ho dimenticato. Inserisci. Ecco qua. Come vedete, adesso il sistema mi dà, anche in questo caso, mi dà una V in verde. Vuol dire che la sezione è stata completata correttamente. E poi dovrò andare a inserire tutte le 20 scuole per ogni graduatoria che ho inserito. Nel caso della collega che è la prima volta che si inserisce, dovrà inserire 20 scuole per l'infanzia, 20 scuole per AB24, quindi inglese nella scuola secondaria di secondo grado, 20 scuole per AB25, quindi nella scuola secondaria di primo grado, e 20 scuole per la scuola primaria. Naturalmente, queste saranno le scuole che mi troveranno negli elenchi aggiuntivi della loro graduatoria di istituto. Non confondiamo queste 20 scuole con le scuole che andremo poi a inserire nella procedura che si farà ad agosto, dove io andrò a richiedere di essere, di poter ricevere una supplenza in 150 preferenze, dove potrò inserire sia le scuole che ho inserito in questa, procedura, ma anche tutte le altre scuole della provincia in cui io mi sono inserito. Quindi nel caso della collega, per l'infanzia, io devo mettere aggiungi sedi, ecco qui, scuola dell'infanzia, andrò a selezionare il comune, Napoli, e il sistema, posso fare cerca, mi crea tutte le scuole che io ho a disposizione, che io voglio. Quindi, fleggando, il sistema mi dice: voglio questa scuola, la Tito Livio Fiorelli. Se faccio CTRLF con i tasti del computer, posso andare io a cercare una scuola, per esempio Poelio. Non me la trova. Poelio. Vediamo l'altra scuola, Palasciano. Eccola qua, vedete, Palasciano me la cerca e io la vado a fleggare. Nel momento in cui ho finito, inserisci, il sistema mi dice sedi rimaste da selezionare 18, inserisci. E quindi io sapete che per quanto riguarda posso anche chiedere per l'infanzia di primaria di essere disponibile alle supplenze fino a 10 giorni, quindi metterò no, sì, se decido di cambiare, voglio cambiare scuola. Vado sul cestino e confermerò di voler eliminare una scuola piuttosto che un'altra. Naturalmente la collega adesso con tranquillità si sceglierà tutte le scuole che più le interessano e andremo a inserirle. Quindi ritengo che comunque ci dobbiamo risentire su questa questione. Vi voglio far vedere invece che cosa succede. Se io non, nel mio caso, io sono una persona inserita già in passato nelle GPS e quindi sono già nelle GPS, una condizione completamente diversa rispetto alla quella della collega. Quindi mi inserisco. Roberta, a questo proposito ci chiedono, ecco, Sì. anche se riusciamo anche a dare delle indicazioni anche per chi, come ce ne sono tanti, è iscritto con riserva. Noi abbiamo fatto appunto ora facciamo vedere anche il tuo di esempio, poi cerchiamo di rispondere anche Va ad altre bene, domande. No, che può essere che io ti dica, già dica quello Ok, che bisogno. Allora, infatti. non so se mi vedi adesso, vedi quello che sto. Benissimo. Ok, no, perché a questo Benissimo. punto schermiamolo Vai. un attimo, Ok, perché perfetto, vorrei vai. risentire. Ok. Benissimo, noi ecco, attendiamo così poi entri direttamente tu nella schermata di. Vai, adesso puoi aprire. Benissimo. Allora, questa è la mia domanda. Come vedete, io sono inserita in 018 e a 065.
aggiungi una graduatoria. Mettiamo caso che io nel frattempo abbia acquisito un titolo di sostegno, ok? Il titolo di sostegno, il sistema mi chiede per quale ordine e grado l'ho acquisito, lo sto acquisendo. Facciamo caso che lo sto acquisendo, l'ho acquisito per la scuola secondaria di primo grado. Quindi titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado, quindi già in questo caso l'ho già acquisito. Dichiarazione, conseguimento e specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda. In questo caso il sistema mi dice: tu non hai ancora acquisito il titolo di sostegno, ma lo acquisirai entro il 30 giugno 2023. Quindi basta semplicemente flaggare questa parte dell'istanza e cliccare qui per impegnarsi a comunicare l'avvenuto conseguimento. Basta. Nel caso in cui io mi sto inserendo con riserva, basta semplicemente inserire il flag su questo punto e dichiarare che mi impegno a comunicare l'avvenuto conseguimento. Inserisci. Come vedete, il sistema adesso mi dà un'immagine diversa. Mi dice che io precedentemente, nell'inizio del biennio, ero inserita in A018 e in A065 e che adesso sono inclusa con riserva. Dove? In ADMM, quindi il titolo non l'ho ancora acquisito, ma lo acquisirò. Ho dichiarato che l'acquisirò e che mi sono impegnata ad comunicarlo. Come vedete, in questo caso la mia pagina mi dà la possibilità azioni disponibili, importa titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, sezione B. In questo caso, cosa faccio io? Mi dice che tu, guarda Roberta, in tab 4 hai inserito dei titoli accademici nella sezione B15 e hai anche inserito dei titoli informatici nella sezione B17. Li vuoi importare? Io dico di sì, importa nella domanda e importa nella domanda. Mi dice pure, nella fase di importazione dei dati della domanda, all'inizio biennio non è stato possibile operare alcune delle conversioni previste, ma io non mi sono inserita nella tab 1, nella tab 3, nella tab 5, nella tab 9, perché non mi sono inserita per infanzia e primaria, non mi sono inserita come ITP e quant'altro. Quindi vado indietro e quindi il sistema mi dice che, come vedete, mi dice che io nella mia domanda mi troverò tutti questi punti con rosso, sono titoli che io non avevo inserito perché non erano in mio possesso e sono rossi. Ma se vado in basso, troverò che nel precedente biennio, quindi entro maggio del 2022, io ho inserito come ulteriore titolo di accesso dei diplomi di perfezionamento, dei master nel mio caso, quindi sezione compilata, mi dà la possibilità di visualizzarli, questi sono i miei master, e anche dei titoli informatici che io avevo acquisito e che ho inserito. Il sistema, se qualora mi fossi dimenticata di inserire un CLIL, mi darebbe la possibilità di inserirlo solamente se il titolo era acquisito prima del 31 maggio 2022. Questo è molto importante. Titoli di servizio, e qui viene il bello. Titoli di servizio, come vedete, io ho inserito tutti i miei servizi, me ne sono caricati tutti su A018 e sono tantissimi, naturalmente, e il sistema. E l'ultimo mio servizio va dal 1 settembre 2021 al 31 maggio 2022, perché il 31 maggio 2022 era il termine ultimo della presentazione del precedente biennio. Ora che succede? Che il sistema in automatico, così come dice lo stesso vademecum del Ministero, non vi fa inserire ex novo i titoli di servizio, ma in automatico ve le ritrovate nella domanda. Stamattina io ho provato a inserire gli stessi titoli di servizio. Facciamo il caso di
dal 1 settembre 2021 al 31 maggio 2022 per farmi ricaricare su ADMM, quindi questa nuova graduatoria che ho inserito. E stamattina il sistema non mi dava il bug, mentre me lo dava se io ripetevo i titoli di servizio su A018. Abbiamo segnalato questa all'amministrazione, spero che abbiano già provveduto, che provvedano in tempo, perché altrimenti ci troveremmo con servizi duplicati. Quindi il servizio non va ripetuto, a meno che appunto ci siamo dimenticati di presentare, di inserirlo precedentemente, e lo inseriamo. Sedi di graduatoria di istituto. Visualizza, come vedete io ho delle graduatorie di istituto inserite per A065 e devo inserire anche le 20 scuole per ADMM, sostegno scuola secondaria di primo grado. Naturalmente mi dice aggiungi sedi oppure importa sedi. Io non posso importare delle sedi perché le mie graduatorie erano tutte della scuola secondaria di secondo grado e adesso invece ho dichiarato di aver conseguito un titolo di scuola secondaria di primo grado. Quindi in questo caso faccio aggiungi sedi. Vado a scegliere il comune che mi interessa, metto cerca e io posso friccare tutte le scuole che voglio. Il sistema in automatico mi dice guarda ci sono rimaste 14 scuole da selezionare, quindi io le inserisco, come vedete mano a mano inserisci e me le trovo. Qui posso decidere di lasciarle o di cambiare idea e quindi di cestinarle. In questo caso, come vedete, io non avevo titoli di riserva e quindi la sezione è rossa, non avevo titoli di preferenza e quindi li posso visualizzare. Quindi che cosa visualizzo? Visualizzo che avevo prestato senza demerito a qualunque titolo, ivi inclusi docenti, per non meno di un anno di dipendenze. E quindi questo lo posso andare a guardare e il sistema in automatico mi inserirà questi titoli di preferenza anche negli elenchi aggiuntivi. Se io dovessi inserire un altro titolo di preferenza, ex novo, sempre conseguito successivamente, il sistema non me lo andrebbe a individuare anche per le vecchie graduatorie, quindi per il vecchio inserimento, ma solo negli elenchi aggiuntivi. Negli allegati non dovete inserire nulla a meno che non facciate riferimento ai titoli di studio conseguiti all'estero o alla dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera o ai servizi di insegnamento prestati nei paesi dell'Unione Europea. Quindi questo link degli allegati va compilato solamente per quelli che hanno prestato servizio all'estero o che hanno un titolo estero. Gli altri non devono allegare assolutamente nulla. Come vedete, nel caso che abbiamo adesso, per quanto riguarda la lingua della scuola primaria, il sistema mi dà un errore, mi dà un alert, mi dice questa sezione è dedicata agli aspiranti che hanno richiesto l'inserimento nella graduatoria della scuola primaria. Quindi mentre la collega precedentemente, quella che si inseriva per la prima volta, che si è inserita anche per la scuola primaria, dava la possibilità di inserire la sua professionalità e quindi di poter dichiarare che poteva anche accedere alla lingua inglese, poter insegnare lingua inglese nella scuola primaria, nel mio caso non mi dà la possibilità perché mi dice tu non ti sei inserito come docente, non hai chiesto l'inserimento nella scuola primaria e quindi questa sezione della domanda non la puoi completare. Quindi questa è la situazione che abbiamo davanti a noi. Naturalmente potrei inserire altri titoli, se avessi conseguito per assurdo il titolo di sostegno oppure un'altra abilitazione, la potrei comunque inserire. Voglio fare un riferimento a tutti i docenti che hanno fatto il concorso le cui graduatorie non sono state pubblicate in tempo congruo per l'inserimento, che in alcune sezioni, in alcune province ci dicono che si ritrovano ancora con riserva, che non gli dà la possibilità di inserirsi
degli elenchi aggiuntivi. In questo caso bisogna intervenire purtroppo territorialmente, non si può fare diversamente. Lo abbiamo anche